Per ora sospendiamo il giudizio. Il Ministero della Transizione Ecologica preme sull'acceleratore per dare attuazione alle misure su rifiuti ed economia circolare previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma quello delle imprese per ora resta un giudizio sospeso. Tanti i nodi da sciogliere dopo la pubblicazione dei decreti con i criteri per la selezione dei progetti da finanziare con i 2,1 miliardi complessivamente disponibili. Se c'è una cosa che però incassa il plauso degli operatori di settore è la tempestività della pubblicazione. C'era in questi giorni molta attesa per l'uscita di questi primi decreti che effettivamente sono arrivati tempestivamente. Si parte adesso con la fase un po' più esecutiva, cioè si iniziano a vedere le risorse economiche messe a disposizione. Dopo la pubblicazione dei decreti, ora l'attesa è per i bandi che saranno resi pubblici entro il prossimo 14 ottobre, che saranno rivolti per 1,5 miliardi a comuni e gestori del servizio pubblico, chiamati a presentare progetti per il miglioramento delle performance di differenziata, per il recupero dei deficit impiantistici anche tramite revamping di siti già esistenti e per la risoluzione delle procedure europee di infrazione. Altri 600 milioni invece andranno alle aziende che dovranno presentare progetti faro di economia circolare capaci di aumentare le quantità di materia riciclata e il livello di innovazione tecnologica in quattro filiere: tessili, plastica, apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita e carta e cartone. I due decreti, secondo noi, sono importanti, contengono ovviamente importi diversi e direzioni di investimento o destinatari diversi. In particolare, l'investimento, il primo decreto, quello sull'investimento 1,1 da 1,5 miliardi, ha al suo interno una linea di intervento che comprende anche l'ammodernamento degli impianti, di recupero dei rifiuti e quindi anche con l'ampliamento di impianti esistenti. Il secondo decreto, il decreto 397, invece è una linea di investimento rivolta esclusivamente alle imprese e al suo interno, in questo caso, ha una linea di intervento specifica per il settore della carta e del cartone di 150 milioni di euro. Anche in questo caso si parla di ammodernamento degli impianti. È una delle cose che noi abbiamo sempre sostenuto. Tanti però ancora i dubbi dei portatori di interesse, a partire dalla dotazione finanziaria che per molti continua ad essere troppo esigua. Su entrambi i fronti le risorse sembrano un po' limitate rispetto alle esigenze effettive di sviluppo del paese. E anche la scelta dei settori di intervento appare a molti limitata rispetto alle reali esigenze dell'economia circolare italiana. Questi provvedimenti riguardano principalmente come impostazione e come tendenza i rifiuti urbani. E se vogliamo parlare di transizione ecologica, dobbiamo parlare e in particolare della gestione dei rifiuti e del recupero di materia dai rifiuti, di risorsa dai rifiuti, dovremmo parlare di tutti i rifiuti prodotti. Anche su questo secondo decreto, che è quello maggiormente di interesse per i settori che la CNA rappresenta, perché è rivolto direttamente alle imprese, sicuramente interviene su quattro settori strategici: RAE, plastica, tessile, carta e cartone. Sono tutti settori dove l'attesa è alta, però anche in questo caso il decreto interviene nella sola ottica dell'ammodernamento e dello sviluppo infrastrutturale, che è un obiettivo importante, sentito, ma che non può essere considerato l'unico percorso per intraprendere un modello di economia circolare in questi quattro settori. Da sciogliere prima della pubblicazione dei bandi anche il nodo su chi potrà effettivamente accedere ai finanziamenti, soprattutto a quelli della prima tranche, da 1,5 miliardi destinata a comuni e gestori del servizio, cosa che taglierebbe fuori una buona parte delle aziende del riciclo, mercato sul quale storicamente nel nostro paese operano soprattutto piccole e medie imprese private. Le operazioni di recupero dei rifiuti sono notoriamente escluse dalla privativa, quindi il recupero dei rifiuti può essere fatto anche dai privati e non necessariamente e solo dai comuni. Sembra quasi che ci sia un disegno per portare questo modello economico che in Italia si basa molto sull'iniziativa dei privati, delle piccole e medie aziende verso un modello economico un po' più europeo, come avviene in Germania o come avviene in Francia, dove ci sono grandi soggetti che gestiscono in maniera
e con una sorta di privativa grandi ambiti territoriali. Sono queste delle cose che secondo me andrebbero viste un po' più in dettaglio, cioè capire poi come si passa alla fase degli avvisi, per chiarire alcuni aspetti che secondo me andrebbero chiariti, perché se no rischia che quelle risorse non vengano fuori.